che mi sia caduto il municipio alle spalle, ma in realtà è stata anche una prova di stoicismo, perché non mi sono mosso da lì dalle 7 del mattino fino alle 21 e ho fatto una diretta ogni 10 minuti. Vi assicuro che quando lui parla di una scossa della durata di 20 secondi, vi assicuro che sono lunghissimi. Sono lunghissimi perché se sei lì sul posto è veramente dura. Mi ha colpito però molto di più la scossa del 29, quando sono ritornato poi a Modena, ed è la scossa che ha provocato il maggior numero di vittime e di danni. Mi ha colpito prima di tutto perché sono arrivato con la luce e quindi ho attraversato tutti i quartieri artigianali di Mirandola, Melola, la periferia, già la periferia di Reggio Emilia, insomma, e cominciavo a vedere uno scenario che cambiava, no? Io ero abituato, ho fatto la via Emilia, poi sono uscito a Carpi e poi da lì mi sono buttato nella bassa, verso la bassa, e vedevo un mondo che cambiava, in giro, ma era più che altro folklore, una narrazione così, folcloristica, divertente quasi, aneddotica, mentre invece qua si trattava di raccontare qualcosa. E poi dopo si è trattato di andare avanti per molto tempo, quindi dovevi acquisire conoscenze, perché non tutti i giorni succedeva qualcosa di così eclatante, per fortuna, come i primi, per cui dovevi cominciare a spiegare, ad approfondire le tue conoscenze. E dicevo, quello del 29 sono arrivato quindi più preparato, con già negli occhi le distruzioni del terremoto del 20, e quindi è stato più duro. È stato più duro, poi da lì è cominciata un'odissea anche fisica, di fatica, perché lavorare in maggio con i caldi, poi fino a... io sono rimasto lì fino praticamente a metà luglio, vivendo lì. Man mano ho cominciato a dormire a Modena nei primi giorni, perché non c'erano alberghi agibili, e poi man mano avvicinandomi sempre di più, man mano che i vigili del fuoco controllavano e rendevano agibili le strutture, quindi fino a dormire a Medolla e a Cavezzo, in tutti i posti dove mi capitava il mattino dopo, perché noi andavamo in diretta tutte le mattine alle 7 in poi, per cui era comodo dormire lì, insomma. Io ho avvertito molte scosse e con ognuna chiedevo a lui non solo che cosa sarebbe successo, ma anche di aiutarmi a dire: io ho sentito questo movimento, ad esempio quella in diretta che ha provocato il crollo del municipio di Sant'Agostino il 20, io stavo parlando in diretta per il TG2 alle 15.14, lo ricordo benissimo, e ho cominciato a sentirmi saltare, no? E pioveva, per cui non avevo, io avevo un monitor che mi faceva vedere che cosa stavano inquadrando, no? Il camera, la telecamera di fronte e il monitor. Piovendo il monitor non lo vedi, e quindi io non sapevo cosa succedeva alle mie spalle, ho sentito questo rumore, ho cominciato a saltare, ho visto la gente piangere e scappare, e a un certo punto mi sono girato, ho avuto paura, perché dietro il municipio a una distanza di 10 metri, ho avuto paura che potesse cadermi qualcosa in testa, e quindi mi sono spostato, e quello è stato, diciamo, il colpo di fortuna da un lato, perché ho consentito alla gente a casa di vedere, spostando la mia testona davanti alla telecamera, hanno visto il collo in diretta, è stata un'immagine, come diceva Franco, che ha fatto il giro del mondo. Ma poi è stato tutto un susseguirsi di episodi così, perché poi altre scosse anche dopo il 29, e con quelle noi ci sentivamo prima, e lui mi diceva: guarda che è crollata la magnitudo, e alla fine siamo riusciti, dopo il terremoto, a parlare. E quindi non accolgono favorevolmente chi va a scombussolare le loro carte portando elementi di novità. Noi siamo riusciti, ero diffidente anch'io, non diffidente nei confronti di Valentino, noi siamo stati colleghi, abbiamo lavorato insieme parecchi anni alla Gazzetta di Parma, e quindi lo conosco benissimo e mi fido ciecamente di lui. Ero diffidente del fatto che si potesse davvero arrivare a parlare in modo comprensibile per un pubblico non avvertito, come non ero io, di prevenzione dei terremoti o comunque di studio di precursori sismici. E quindi ci abbiamo messo del tempo per arrivare, abbiamo fatto qualcosina qualche anno prima su altri studi con lui, però per arrivare a questo abbiamo dovuto aspettare la scossa del 29, ho dovuto fare molto empiricamente, facevamo questo giochetto io e lui. Io stavo là e lui mi diceva: guarda, sta calando la magnitudo, aumenta, ecco, si è bloccata di colpo nelle prossime 2 ore. Io cosa facevo? Telefonavo
al vice direttore del TG1, che era il mio referente, gli dicevo: guarda, secondo il mio amico, senza dire neanche il suo nome, perché non volevo metterlo in mezzo, nelle prossime 2 ore avremo una scossa. Se la scossa si verificava, perché poi l'istituto, l'INGV, la certificava, allora, ma ci ha peccato, questi romani, no, ci ha peccato, e alla fine abbiamo dato una credibilità. Ho attaccato le auto al soffitto, pensate con quale forza. Queste sono le crepe di San Carlo, adesso poi, ecco qua. Qua questo invece mostra proprio lo spessore del terreno che si è sollevato in alcuni tratti fino a mezzo metro. Pensate, un ubriaco non riuscirebbe a trovare la porta della sua abitazione. Guardate che, con quali dislivelli, con quali crepe. Guardate questa abitazione, e quindi lì dà l'idea della si potenza. Hanno sfondato i pavimenti nelle case, se si sfondava il pavimento. E queste invece sono delle immagini che abbiamo girato nel pellegrinaggio che abbiamo fatto nelle zone terremotate, che dà un'idea della distruzione, delle tende, dei tendopoli che sono state allestite in qualche modo. Questa Cavezzo? Questa roba, una distruzione pazzesca. E quello che abbiamo notato è che c'erano alcune abitazioni indenni, altre invece distrutte. Ma che lo demolissero, volevo entrarci. Solo che non si poteva entrare dal terreno, si doveva entrare dal primo piano con delle assi perché era collato tutto. I vigili del fuoco ovviamente me l'hanno vietato, i carabinieri hanno messo la vigilanza. Per fortuna a demolirlo era un artificiere che conosco bene, e che lui dice: io ieri sono entrato perché ho collocato le cariche all'interno, no? Sono piccole cariche per fare il collo controllato, per tenere sotto controllo anche la distribuzione del macerie. Quindi mi fa: se te la senti ti porto, però non porto nessun altro. Allora ho chiamato il cameraman e mi sono fatto spiegare come funzionava una telecamera, diciamo, compatta, e sono entrato io e l'artificiere, ma l'artificiere è matto, io no. Vi giuro che certe immagini tremavano perché mi tremavano le gambe dalla paura. E però vabbè, quello che io volevo fare, dopo magari fate anche voi qualche domanda a Valentino, è chiedergli un'altra cosa. Ripeto, l'ho intervistato tante volte, ma ogni volta...